Buongiorno a tutti, eccoci qui ancora a parlare di saldatrici, ovvero stiamo parlando di questa MOS 168 della Deka, di cui ho fatto anche una recensione, per cui vi lascio il link della recensione. Oggi invece voglio proprio farvela vedere all'opera, quindi oggi andremo a saldare questa ringhiera a questi supporti che sono stati inseriti nel pilastrino. Quindi oggi andremo proprio a vedere la fase di saldatura e vi farò vedere anche con quanta facilità si riesce oggi a saldare rispetto alle vecchie, alla generazione vecchia delle saldatrici, quelle che per intenderci pesavano circa 15 kg, di certo non potevi alzarle con un dito. Oggi questo tipo di saldatrici, chiamati inverter, garantiscono, al di là che garantiscono una saldatura veramente ben fatta, ma soprattutto ci consentono di poter effettuare una saldatura senza che il nostro elettrodo si appiccichi, diciamo così, al ferro, perché di solito succedeva, invece, almeno al sottoscritto succedeva di non riuscire a saldare perché c'era un continuo appiccicarsi, appena c'era un contatto ci si appiccicava e bisognava staccare la corrente perché non si riusciva più a staccarsi dal ferro. Quindi oggi tutto questo è stato risolto con queste saldatrici inverter. Oggi voglio proprio dimostrarvi quanto bene saldano. Andiamo alla saldatura, al video della saldatura. Allora, innanzitutto bisogna attaccare i nostri cavi, quindi noi abbiamo un cavo, in questo caso, che è quello in cui inseriremo il nostro elettrodo, che è questo, e questo, adesso vi faccio vedere, molto semplice, si inserisce l'elettrodo. Qui ci sono degli elettrodi, in questo caso sono degli elettrodi per il ferro da 2,5 mm di diametro, ok? Questi si trovano in qualsiasi buona ferramenta, insomma, le trovate. Qui si inserisce l'elettrodo e questo, ricordate, è sempre il più. Quindi questo cavo andiamo a collegarlo dove c'è il simbolo più. Qui c'è proprio, adesso magari voi non lo vedete, comunque c'è proprio la croce del più e andiamo a inserirlo così. Quindi lo inseriamo, c'ha un incastro che non ci si può sbagliare perché va dentro così e a un certo punto si gira. Ed è ben serrato, vedete, lo posso tenere. Dall'altra parte invece abbiamo, quando trovate il cavo con la pinza, questa è quella che va attaccata alla massa, quindi è il polo negativo. Quindi andiamo ad attaccarlo anche qui, andiamo ad attaccarlo e lo serriamo bene. Perfetto. Una volta attaccato, cosa facciamo con questo? Prima cosa da fare, poi logicamente adesso andiamo a collegare questo con la corrente. Adesso vi faccio vedere invece come si collegano i cavi. Il cavo, innanzitutto questo, bisogna collegarlo a un punto del ferro che andiamo a saldare. Assicuriamoci che il punto sia un po' spelato, perché sennò non prende la corrente. Quindi andiamo magari un po' a spelarlo e poi lo attacchiamo lì così. Ecco, dall'altra parte noi avremo il più, dove andremo in questo caso a saldare in questa posizione. Andremo a fare così. Adesso andiamo ad attaccare la corrente e andiamo a saldare. Ah, un'ultima cosa, la cosa più importante, bisogna avere assolutamente la maschera che è data in dotazione proprio con la saldatrice. Quindi abbiamo anche questa spazzola per grattare, così tiriamo via un po' la ruggine, se vi è della ruggine. E come vedete dietro vi è anche un piccolo martelletto per picchiare a caldo quando noi abbiamo la saldatura, per tirare via le scorie. Quindi con questo noi andiamo a grattare la parte che dobbiamo andare a saldare. Poi vi dico, se non vi basta, prendetevi un po' di carta meriglia e andiamo a, come vedete, andiamo a pulire. Ecco, siamo pronti, a questo punto accendiamo proprio con il tasto la nostra saldatrice, l'abbiamo messa sui 90 ampere, questa arriva fino a 160, quindi noi adesso lo sto usando praticamente a metà, siamo a 90, poco più della metà. Accendiamola, eccola qua, adesso è acceso. In questo momento, quando questo toccherà il ferro, vedrete delle scintille e comincerà la saldatura. Adesso non parlo più perché devo andare a saldare.
Ecco, adesso andiamo a rifinire un poco, però come vedete la saldatura sta venendo bene. E poi si può gettare via un po' le scorie con questo. Poi andremo, lavoro fatto bene, logicamente qui bisognerà andare a limare via con un po' di col flessibile e poi andiamo a verniciarlo, così verrà proprio fatto bene. L'ultimo colpo qui. Perfetto. Allora, che dire, io vi ho dimostrato con quanta facilità anche uno che non ha mai saldato come me riesce a intervenire su una ringhiera o qualsiasi altro ferro noi vogliamo andare a saldare. Quindi vi consiglio veramente, se non l'avete, compratela una bella saldatrice inverter, poi la marca, insomma, andate a vedervi le varie recensioni che ci sono su internet, così come ho fatto io mi trovo bene con questa Deka. Comunque, se vi è piaciuto questo video e se l'avete ritenuto utile, mettete un bel mi piace, che è sempre ben gradito, e ricordatevi anche di iscrivervi al mio canale, riceverete i video ogni qualvolta andrò a pubblicarli. Buona giornata a tutti e al prossimo video.